Allora, secondo Natale Intenda, per i lavoratori della multiservizi di Frosinone, che da circa 2 anni sono senza stipendio e senza attenzione, capiamone di più nel servizio di Rossana Livozzi. Noi vogliamo semplicemente che tutto torni alla normalità, il nostro lavoro. Vogliamo tornare ad avere una dignità che ci hanno tolto e tornare con le nostre famiglie, perché è tanto tempo che non siamo più con le nostre famiglie. Sai, è il secondo Natale che facciamo sotto la tenda. L'ultima tenda è piantata da 630 giorni in un angolo al lato tra le auto in sosta nei pressi del municipio a Frosinone, terra ciociara corrosa dalla crisi sociale, una tenda povera, quasi una capanna. L'hanno piantata i lavoratori della Multiservizi, società in-house che forniva servizi ai comuni di Frosinone e d'Alatri. Dal giugno 2013 sono ex lavoratori socialmente utili, stabilizzati con salari variabili tra i 600 e gli 800 euro. Da 2 anni e mezzo neppure quelli. Ai tempi della stabilizzazione erano quasi 300, alle spalle storie di lunga disoccupazione o di mobilità. Dal 2010, a colpi di esternalizzazioni ed affidamenti alle coop, i lavoratori in una manciata di anni sono stati decimati. Perché hanno fatto questo? Non c'è risparmio, non c'è niente. Sembrava che all'inizio dovevano fare le cooperative per risparmiare, poi si vanno a vedere i conti, non ci sono risparmi, ma bensì ancora più soldi da cacciare. Sembra un accanimento contro di noi. La situazione finanziaria ed economica della società nel frattempo precipitava, il crack, i libri in tribunale, licenziamenti in tronco per cancellare il forte indebitamento, il sospetto delle infiltrazioni di mafia capitale, segnalazioni all'ANAC, servizi pubblici a ramengo. Loro, gli ex 300, nell'aprile del 2014, di fronte al silenzio assordante delle istituzioni, si sono accampati sotto al municipio, l'ultima tenda per il secondo Natale. Si sono inventati la mensa, perché uno mangia un giorno sì e 4 no, la mensa dei poveri. Poi abbiamo le varie associazioni che distribuiscono il pacco alimentare senza curarsi della dignità delle persone. Per questo motivo i lavoratori continuano a essere dopo 620 giorni sotto una tenda perché reclamano il lavoro, ma sono anche testimoni della dignità. Di quella poca dignità che è rimasta in questa provincia e in questa città che è attraversata da momenti drammatici dal lato dell'occupazione e dal lato proprio della povertà. Gli ex lavoratori chiedono la costituzione di una nuova società contenitore con gli stessi soci, Regione, Provincia, Comune di Frosinone e d'Alatri, che gestisca il complesso dei servizi pubblici. Il nodo è la provincia, nelle more, e sono trascorsi almeno 8 mesi dagli ultimi impegni della cessione delle deleghe regionali.